Grazie Presidente, grazie Ministro Alfano per questa informativa, anche se devo dire che oggi appare evidente che c'è un grande assente che è il Presidente Letta, perché scusate, ma doveva essere proprio lui in quest'Aula a rispondere a questa informativa, e come mi pare che ci sia anche un altro assente molto importante coinvolto in tutto quello che è successo, che è il ministro Bonino. Anche per questo pensiamo che per commentare un'informativa così dettagliata, signor ministro, avremmo dovuto averla almeno oggi pomeriggio, perché di solito, come lei sa, le informative prima si leggono, e una informativa così importante, così dettagliata anche nei contenuti, non può essere sicuramente commentata successivamente al suo intervento. Comunque quello che è successo, sinceramente, noi lo troviamo sconcertante, perché quando una bambina, perché noi parliamo soprattutto del minore, una mamma e una bambina, due cittadini kazaki con documenti regolari, vengono espulse e poi rimpatriate con queste modalità, sinceramente siamo imbarazzati. E com'è chiaro, la tutela dei diritti umani in questo caso non è stata tutelata, che sia chiaro. Chiaro e evidente. C'è un minore che è stato praticamente rapito, deportato, parole forti, ma questa è la realtà. E al di là della sua situazione e della sua condizione. E c'è una vera e propria responsabilità politica in quello che è successo, ma è una responsabilità, vede, signor Ministro, che non è una sua responsabilità individuale, ma noi la vediamo in una responsabilità collettiva dell'intero governo. Per questo noi oggi avremmo voluto che ci fosse il Presidente Letta a rispondere e a informarci su quello che è successo. La stampa ci riferisce di sollecitazioni ad intervenire esercitate direttamente sulle istituzioni italiane, e questa vicenda sull'espulsione della piccola Alma e della mamma ha creato sì un forte imbarazzo al governo italiano, sia sul piano interno che internazionale, anche perché le prime dichiarazioni che sono state rilasciate da esponenti dell'esecutivo parlavano di procedure regolari, nonostante sin dalle prime ricostruzioni della vicenda essa apparisse quantomeno non limpida, e come tale è stata poi valutata nel merito da altri esponenti del governo in carica, nonché del Tribunale del Riesame in seconda convalida. Risulta peraltro inverosimile la giustificazione adotta dal Ministero degli Esteri circa l'essere stati indotti in un errore a causa del cognome da nubile della signora, dato che la richiesta di verifica sul suo passaporto è avvenuta soltanto dopo il blitz nell'abitazione della donna. Se fosse realmente questa, signor Ministro, la imbarazzante giustificazione della Farnesina, ci troveremo di fronte ad una manifestazione di pericoloso dilettantismo. E se invece ciò non fosse, sarebbe ipotizzabile una condotta in malafede da parte degli elementi del personale del Ministero. Io sinceramente, poi Ministro, volevo parlarle anche del ruolo del Ministro Bonino della Farnesina, che non poteva non sapere, e questo è sconcertante. Come faceva il governo Letta a non essere informato su di un'operazione così delicata? Questi sono i chiarimenti che dovete dare. E come mai sono stati calpestati i diritti fondamentali di status, di protezione diplomatica della signora e della figlia di 6 anni? La magistratura
che si è pronunciata più volte, si era effettivamente confrontata con le autorità e se erano o no dei rifugiati politici. Su questo non può essere solo un problema di un singolo ministero, ma noi lo riteniamo come un problema collettivo, un problema dell'intero governo Letta. E questo è un problema, signor Ministro, anche di struttura. E quindi noi vi chiediamo ufficialmente e ribadiamo questo concetto e chiudo, perché oggi in aula non ci sia a rispondere il Presidente Letta.